Lode al tartufo. Ode a te, tartufo! Via. Bentornati sul mio canale, sono Francesco Pagnello, consulente gastronomico. Oggi, come promesso nello scorso video della scorsa settimana, vi porterò a ottenere il burro chiarificato con il tartufo nero. Ma per farlo andremo sul subappennino Dauno, nella zona di Biccari per l'esattezza, vicino al lago di Lago Pescara, quindi nel bosco di Biccari, e andremo a raccogliere con il nostro amico Francesco e il nostro amico Toni e i loro fantastici cani il tartufo nero estivo. Ragazzi, ho il fiatone. Francesco, qual è l'orario migliore? Di solito la mattina. Mattina presto? Mattina molto presto. 4:30, 5 di mattina? Sì. Anche perché poi arriva il caldo, i cani. 4:30, 5, però alle 8:30, massimo 9 è già via. Ah, ok. Hai camminato 3-4 ore poi per queste temperature. Beh. Quella là, spalletta di vita, oi. Eh? Là dove la spalletta, si può. La trova. Sì, quello pure che ha trovato prima si vedeva come scavato, era pizzo, no? Bravo. Ma tu? Bravo. Vieni, Mara. No, sei tu che sei sporco. Seduto. 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 Bravo. Vai. Vieni. Vai. Cerca. Bravo, vai. Che c'è otto, dai che c'è un altro, dai. Vediamo, Francesco. Dai che c'è un altro, dai. Dai otto, dai. Dai che c'è un altro. Dai che c'è otto, dai. Questo è lo scorzone estivo. Non lo rompere. Non lo rompere. Vieni qua. L'ha rotto a metà. C'è una sì, quando era bello. Era un bel tartufo. Dai, vedilo. Che stronzo. Un bel tartufo. Dammi l'altro pezzo. Che stronzo. Ma è bello che te l'ha rotto quando te l'ha riportato. Ma sembra così, non andiamo qua. Fai il distruttore. Non posso aggappare le gambe. Bravo. Dai che c'è Brigno, porta qua Brigno, qui l'altro pezzo che ha rotto orto. Bravo. Il pezzo non andiamo qua. C'è? Raramente va a scavare due volte, se scava la seconda volta, secondo me ci sta. Se è grande che il cane ci mette più tempo. O sta più profondo, tu là lo aiuti, lo allarghi e lo fermi e scavi, l'aiuti a scavare. Se sono piccoli la seconda zambata lo tiriamo l'hanno fuori. L'hanno già tirato fuori. E te lo porto. Guarda che arriva un altro, guarda. Guarda che arriva un altro. Brava. Dai, fantastica. Fantastica. Vieni. Bravo, eh. Vai, curate. Vai, state a vedere questo. Vai. Allucinante. Aspetta, la spalletta a copre di su, poi buttiamo troppo dietro. Grazie, veramente grazie di cuore a Francesco e Toni, e con i loro tre fantastici cani, Whisky, Otto e Mara, hanno trovato questo ben di Dio. Nel bosco di Biccari. Vedete, questi sono stati. Questo qui, quel birbante di Otto,
l'ha spaccato tra i denti praticamente al momento del riporto. Questi due purtroppo non sono riuscito a riprenderli, ma ragazzi è stata un'emozione quando sono venuti fuori dalla terra. Adesso inizieremo con la pulizia del tartufo, che deve essere una cosa veramente fatta con molta delicatezza sotto acqua corrente con uno spazzolino medio duro, non molto duro, e dobbiamo andare a rimuovere tutta questa terra che vedete in superficie su questi tartufi. Dopodiché andremo a grattugiare questi tartufi direttamente nel nostro burro chiarificato. Beh, dovremmo essere quasi a mezzo chilo di tartufo, eh? Adesso lo pesiamo. Ve lo ricordate? Il burro chiarificato. Ok, sono 450 grammi circa di tartufo nero estivo. Adesso andremo a pesare circa un chilo di burro, quindi la proporzione, una parte di questa, due parti di burro chiarificato. Bene, ora con l'aiuto di questo attrezzino andremo a grattugiare tutto il tartufo. Qualcuno mi potrebbe dire, ma tu potevi mangiarlo a scaglie. No, io faccio come la formichina, prevedo la situazione per l'inverno, perché questo adesso io lo andrò a conservare nei vasetti e al consumo quello che mi serve lo andrò a prelevare. Quindi adesso ricordate, un chilo di burro. Ora dobbiamo rendere questo burro un burro pomata, vuol dire che deve diventare un po' leggermente più burroso, ma più liquido, dai, diciamo una via di mezzo tra il burro solido e il burro liquido. Ok, e siamo giunti al momento della grattugia. Poggiamo qui sul tavolo. E iniziamo dai pezzi piccoli. Sì, che ve lo dico a fare, che ve lo dico a fare, c'è un profumo qui dentro adesso che è qualcosa di superlativo. Allora, adesso come si procede? Io questa crema ottenuta me la vado a mettere nei vasetti. Adesso ci cuciniamo, andiamo a scottare un po' di entrecotti in padella, poi gli metterò un po' di scagliette di questo che me lo sono tenuto da parte giusto perché lo volevo assaggiare un po' così crudo, anzi sulla carne. E ci metteremo giusto un cucchiaino di questo per assaggiarlo, dopodiché lo proveremo insieme. Allora, procediamo con l'invasettamento. Beh, come promesso, siamo giunti al momento della scottona. Quindi adesso andremo a degustare questa carne con questo burro al tartufo. Un gocciolino d'olio. E massaggiate su entrambi i lati. E andiamo in padella.
Allora, che dirvi, siamo giunti quasi alla fine di questa puntata. Questi vasi io adesso li andrò a mettere nel congelatore. Ora io, come al solito, devo fare questo piccolo sacrificio e poi comunque lo faremo insieme anche con Anna. E che dirvi, vi saluto, vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto e condividete questa bella esperienza, commentate, mettete un bel like e ci vediamo alla prossima puntata. E ricorda, la nostra esperienza è la vostra forza. Pagnello, consulenze gastronomiche. Ciao ciao!